È un generatore di energia elettrica che converte il moto ondoso, quindi l'energia meccanica delle onde, in energia elettrica attraverso un dispositivo che di fatto è un giroscopio messo all'interno dello scafo che cambia la sua posizione di equilibrio perché le onde, muovendo lo scafo, fanno spostare il suo punto di, il suo asse di rotazione. Questo viene poi portato a un albero rotante solidale con il giroscopio che attraverso un generatore elettrico converte il moto meccanico rotazionale in energia elettrica. Allora, questo è un prototipo in scala 1,45. Vuol dire che è stato progettato per lavorare su un mare 45 volte meno potente di quello su cui effettivamente si troverà a lavorare il dispositivo reale. Il sistema di controllo prevede degli algoritmi in grado di elaborare alcuni dati acquisiti sullo scafo in modo tale da fare la previsione dell'onda che impatterà sullo scafo nell'istante successivo all'istante di regolazione. Tutti questi modelli per identificare l'onda, per identificare la potenza dell'onda e per identificare la strategia di controllo conseguente girano sul compact trio della National. L'altra regolazione che facciamo è quella sulla velocità angolare del giroscopio, che consente l'adattarsi del sistema alla variazione della lunghezza d'onda, e viene fatto operando direttamente sul motore che regola la velocità del volano. A breve, a ottobre, verrà installato il prototipo Pantelleria, il prototipo full scale, 200 kW di potenza elettrica installata per una produttività di 150 megawattore anno.